vorrei tanto sapere quel che conta di più. Ti va di pensarci un po' su? Conta essere grande oppure piccino? Avere tante cose o soltanto un pochino? Parlare, parlare o anche ascoltare. Non temere mai nulla o a volte esitare. Conta essere in tanti? O star bene anche soli? Passare il giorno a spasso? O a casa? Buoni, buoni. Correre come matti. O andare piano piano. Vivere l'istante. O guardare più lontano. Quel che conta di più. L'hai capito anche tu? Lo ritrovi ogni giorno. È l'amore che hai intorno. Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù, per i nostri bambini. Nella tua nascita a Betlemme ti sei fatto piccolo come loro, rivelando la loro grande dignità e facendo di essi la misura del regno dei cieli. Custodisci la loro innocenza e apri i loro cuori all'annuncio della fede. Benedici e proteggi la nostra casa, il nostro futuro, il nostro lavoro. Tienici tutti e sempre vicino a te, con Maria e Giuseppe. Fa che impariamo da loro ad educare i nostri figli. Ti preghiamo anche, o bambino Gesù, per tutti i bambini del mondo. Fa che nessuno di essi manchi mai il pane e la pace. Il tuo spirito aiuti a crescere i nostri figli in età, sapienza e grazia, perché possano sempre piacere al Padre tuo e nostro che è nei cieli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Siccome siete bambini e bambine intelligenti, sono sicuro che avete capito subito ciò che conta di più nella scelta che il racconto vi ha chiesto di fare. E soprattutto ciò che conta di più è senza dubbio l'amore che vi circonda, l'amore del papà e della mamma, l'amore dei fratellini, l'amore dei nonni, delle nonne, l'amore degli zii e delle zie,
quanto amore avete attorno, e questo è ciò che conta di più. Ebbene, qua accanto a me ci sta Gesù, Gesù bambino. Anche lui, come voi, ha bisogno di sentire attorno a sé l'amore e l'affetto. L'amore e l'affetto di papà e mamma, Maria e Giuseppe, l'amore e l'affetto dei pastori, l'amore e l'affetto anche tuo, perché vedi Gesù, ha bisogno anche lui di sentirsi amato come tu ti senti amata o come tu ti senti amato. Gesù bambino ha bisogno anche lui di un amico, di un amichetto, di un'amichetta, come hai bisogno tu. E sono convinto che crescendo Gesù bambino possa diventare il tuo amico preferito, ascoltarlo, sentire parlare di lui dal papà e dalla mamma, dal nonno e dalla nonna, e crescere assieme. Anche lui fa parte di quell'amore, di quell'affetto che ti circonda, che piano piano ti permetterà di crescere in questo tuo cammino, accanto ai tuoi, accanto a chi ti vuol bene, accanto a chi ti ama. Ebbene, proprio per questo vorrei insieme a voi adesso pregare per la mamma di Gesù e ricevere da Gesù la sua benedizione, che il gesto di affetto nei tuoi confronti è un gesto di amicizia per te e soprattutto è un gesto di protezione nel cammino della tua vita da parte tua e da parte di tutta la tua famiglia. Assieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per l'intercessione della Vergine Maria, Madre di Gesù, ti benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, buon anno e soprattutto saluta il papà e la mamma da parte mia e assieme crescete nell'amore reciproco.